Ok, benvenuti ragazzi, io sono Gisius e oggi si riprende con Undertale. L'ultima volta eravamo qui. Dire esattamente dove siamo, dove era il qui è un po' più difficile. Però come lo traduco? Hai sentito cosa hanno appena detto? Hanno detto che un umano che indossava una maglietta a strisce sarebbe passato. Ho sentito che loro odiano i ragni. Ho sentito che amano schiacciarli. Camminarci sopra più che altro. Oh, ho sentito che gli piace strappare le loro gambe. Ho sentito... Oh, salve lei! Che sono incredibilmente tirchi con il loro denaro. Pensi che il tuo sapore sia troppo raffinato per i nostri palati? Non è vero? Caro? Carino, più che caro. Oh... Non approvo quel commento. Penso che il tuo sapore sia esattamente il batch di cui questo branco tipo abbia bisogno. Muffet ti intrappola? What? Ok, la musica è come al solito fantastica. Agisci, Muffet. Ho 500 di oro, paga. Controlla, Muffet, tutto a zero difesa. Se ti invita alla sua festa, scusati. Oh, non guardare, non sembrare così blu, mio caro. Cosa? No. Cosa? Penso che il viola ti stia molto meglio. Cosa? Sono intrappolato! Sei intrappolato in una strana ragnatela viola. E arrivano dei cosi prossimi. Struggle. Hai provato a liberarti dalla ragnatela. Muffet si copre la bocca e ridacchia a te. Dovresti essere così coraggioso. No! Muffet fa una danza sincronizzata con gli altri ragni. E si paga? Ah! Felice che farei una deliziosa torta! No, è fantastica questa battaglia. Devo pagare 40, ma... Qualcosa! Ok. Lasciarti andare? Non essere stupido! Oh! Ci sono delle brutte cose, risparmia. La tua anima renderà i ragni così... ogni ragno così felice. Che cazzo. Oh, che scortese da parte mia. Ho quasi dimenticato di introdurti il mio. Di presentarti il mio cucciolo. È tempo di colazione, non è? Divertitevi voi due. Cosa? Perché si muove tutto lo schermo? Cosa? No! Che brutta cosa è? Oh! Tutti i ragni applaudono con la musica! La persona che mi ha avvisato riguardo a te! No! Mi sono messo in basso, non volevo. Evitarlo.
Hot cat? What? Non è un hot dog, è un hot cat? Ok, non voglio neanche sapere. Ci hanno offerto un mucchio di soldi per la tua anima. Ci pago di più? Posso pagare di più? Ok. Avevo un così dolce sorriso e... Campati? Perché boomerang quel coso? È strano, ma... mi è sembrato di vederlo nell'ombra cambiare aspetto? Oh, è tempo di pranzo, non è vero? Ho dimenticato di dar mangiare al mio cucciolo. No! Cazzo! Stai a scherzare, vero? Stai a scherzare, vero? Oddio! Au. Sono io per miracolo! Eh? Pensavo che fosse cibo, giuro! Cosa è equipaggiato a cosa? Mandana! Non ho cibo! Non l'hai sentito? I ragni sono stati intrappolati nelle rovine per generazioni. Oh no! Oh no! Porca troia! Non perdere la tua determinazione, certo, certo, certo. Ah, sono morto qualche volta, già. Salve lei! No, sono morto, l'attacco dopo. Perché non potevi avere un coso normale? Pago 60 adesso. Ok, non hai sentito? Vabbè, eravamo arrivati qua. Au. Perché devi fare la stronza? $130, mi paga l'ira di Dio! Questo è una cazzata da evitare, potevo evitarlo, eh. Ma questa lira di Dio, ma... miau miau miau! Ma i soldi della tua anima ci permetteremo di... No, come... dovevo spostarmi! Non era difficile da capire. Ho tutta quella roba dopo! E con tutto il rimanente potremmo avere una bellissima vacanza. Oppure costruire un campo di baseball per i ragni. E non li so evitare quelli. Ok, questo era semplice. E c'è ancora il suo fantastico cucciolo. È tempo di cena! Ok. Salve lei! Uno! Sei ancora vivo?
No. Un telegramma dagli ragni della rovina? Cosa? Sto dicendo che ti hanno visto e... li hai aiutati donando alla loro causa. Oh mio, questo è tutto stato un grande infraintendimento. Pensavo che eri qualcuno che odiasse i ragni. La persona che ha chiesto per quell'anima devono aver inteso un umano differente con una maglietta a righe. Mi spiace per tutti tutto l'impiccio. Perfetto. Ah, ok, vabbè, ti lascio andare, poi torna indietro qualcosa. Per nessun rancore. Ok, ti lascerò giocare con il mio cucciolo ancora. Sto scherzando. Ti risparmierò adesso. Zero pie, zero oro. Ti ho dato non so quanto oro io, perché gli ho dato così tanto oro. Sì, era a tempo. Io pensavo che c'entrasse qualcosa l'oro, invece era a tempo. Porca miseria. C'è un poster. Bello. Poster di Metaton. Oh, quell'umano. Potrebbe essere il mio vero amore. Stiamo scherzando, vero? A parte che hai cercato di uccidermi. Oh mio amato, per favore corri via. Il re dei mostri. What? Non so cosa ha detto, Fabrizio, sì. L'umano deve vivere molto lontano, anche se spezza il mio cuore. Metteranno a te nel dungeon che succherà. Ah, molto triste, morirai, piangerai. E sta accadendo, è triste, sta accadendo. Così triste che tu stai per andare nel dungeon. Beh, Tudos, ci vediamo. Oh, cazzo. Oh no, cosa dovrei fare? Mio amato è stato rinchiuso nel dungeon. Un dungeon con i puzzle così difficili. Il mio amato sicuramente perirà. No! Non è quello di Papyrus? Sì, effettivamente! Un paio di centinaia stanze fa... circa 100 stanze fa? Non spiegherò il mio tempo ripetendole. Oh, e dovresti spiegarti, perché se non lo fai in 30 secondi sarai incenerito da questa colonna di fuoco. Mio povero amato, sono così riempito di te. Non posso smettere di ridere, eh? Buona fortuna! No! Come si fa? Il rosso non fa niente. Il rosso non posso passarci? Au! Giusto, so di arancia, c'erano i piranha. Dove dovrei andare?
Oh, sono così dispiaciuto. Sembra che tu abbia finito a tempo. Si stanno chiudendo? Diventando più vicino, oh mio! Qualunque minuto ora? È più robotica però. Attento, ti salverò! Sto creando il firewall proprio adesso. Oh no! Come è potuto accadere tutto ciò? Fermato ancora, ingannato ancora dalla brillante dottoressa Alves. Proprio così! Andiamo, Metaton! Arrenditi! Non sarai mai in grado di sconfiggerci! Non finché lavoriamo insieme! Tuo puzzle è finito! Adesso vai a casa e lasciaci stare! Puzzle finito? Alfis, cara, di cosa stai parlando? Hai dimenticato di cosa stanno in quelli verdi? Fanno un suono e dopo tu devi combattere un mostro. Beh, cara, quel mostro sono io. Infatti non capivo. Ho due! Stai a scherzare? Di addio. Non ho di vita. È quello il tuo, telefono? Faresti meglio rispondere. Ehi, sembra male, ma non preoccuparti. C'è una sola cosa che è installata nel tuo telefono. Se vedi quel bottone giallo? Act menu? Ah, è impressive. Yellow, ok. Sta risuonando con la presenza di Metaton. Ecco cara. Sono giallo! È sbalmizzata! Oh! Mi hai sconfitto! Come puoi essere? Tu sei più strong di me, di quello che pensavo, eccetera. Addio. Cosa? Sembra che tu l'abbia sconfitto. Cioè, hai fatto veramente un buon lavoro dietro. Lì. All thanks to you. Yeah. Cosa? Oh no, il D. Hai fatto tutte... E sei stato tu a fare tutte le cose fighe. Ho solo scritto quello stupido programma per il tuo telefono. Ehi, quello potrebbe suonare strano, ma posso dirti qualcosa? Prima di incontrarti non avevo realmente... Io non mi piacevo molto. Per molto tempo mi sono sentito come un totale fallimento. Come se non potessi fare niente senza finire lasciando tutti col mondo della terra. Ma guidandoti mi ha fatto sentire molto meglio riguardo a me stesso. Quindi grazie per avermi lasciato aiutarti. Comunque, siamo quasi al core. Al nucleo. È solo passato il Metaton Resort. Andiamo e finiamo questo. Meno male che sono stati bravi perché non mi avevo messo un save point dopo. Dovevo superare tutto questo. Io come potevo, seriamente? Sì, tizio dei da. Che sciame. Sei tu ancora? Il business è eccellente qui. I due mi hanno preso il gelato. No, aspetta. Ok, ho ancora qualcosa per te. Un gran sorriso, che ne dici di quello? No, non un gran sorriso, volevo comprare del cibo, mi servì. Oh! Ok. Volevo un punto di salvataggio. Ok, lì c'è un'area nuova. E c'era anche Sense. Ehi, ma tu non sei... Sì.
Mi ricorderò sempre che tu ti sei ricordato. Certo che mi sono ricordato. Vabbè, ok, ok. Aspetta, ma no, no, non siamo alla zona iniziale, scherziamo. Ok, c'è una nota. Ehi! Vai nel corridoio inquietante a destra. Ciao, Sense! Ehi! Ho sentito che stai andando al nucleo. Che ne dici di prendere un po' di cena per qualunque cosa? Sì. Ottimo! Grazie per trattarmi. Per treating me. Qui. Vieni qui. Conosco la scorciatoia. Dove? Beh, eccoci qui. Così. Il tuo viaggio è quasi finito, eh? Devi veramente volere andare a casa. Ehi. Conosco questo sentimento, ragazzo. Cosa? Come fai a conoscere questo sentimento? Pensandoci, magari qualche volta è meglio prendere cosa viene dato a te. Qui. Ah, qui hai già cibo, amici e anche da bere. Era cibo da bere e anche degli amici. È quello che devi fare. E quello che devi fare ne vale veramente la pena? Intendi dire che mi stai consigliando di rimanere nell'underground? Ah, dimentica. Vabbè, non ho capito routine. Ehi, lasciami raccontare una storia. Così, io ero in un sentiero. No, stavo sorvegliando la foresta di Snowdin, giusto? Ero seduto lì e stavo guardando se c'erano umani.